guardate che spettacolo, ma mica bisogna andare in capo al mondo per trovare il radicchio più buono del mondo, perché basta andare a Monzambano da Elia dal Molin, che adesso andiamo a trovare. Guarda che radicchio, andiamo, andiamo. Elia carissimo, ciao! Ciao, ciao, buona giornata! Ciao, ciao, ciao! Ti sono venuto ancora a trovare perché mi hanno detto che c'è del radicchio meraviglioso. Sì, eccolo qua, guarda. Ah, eccolo qua. Allora, parlando di radicchio, tu hai quindi quattro tipi di radicchi diversi, sì, in sostanza. Sì. Ovvero, lo spieghiamo. Allora, abbiamo il rosso Verona, sì, che è un radicchio rosso a palla, il rosso Chioggia, che è sempre un altro radicchio rosso a palla, il rosso Trevigiano, che invece ha una forma più allungata, sì, poi facciamo il pan di zucchero e il rosa Mantovano, che però in questo periodo non è ancora pronto, visto la mancanza del freddo, ecco. Ecco, quali sono le differenze? Solo da un punto di vista qualitativo? Sì, diciamo che il radicchio Trevigiano è più... cioè è migliore da mangiare ai ferri, da mangiare alla piastra, ah, si presta più a questo uso in cucina. Il Chioggia e diciamo tutte le altre varietà sono più da mangiare in insalata, da mangiare crude, ecco. Il Verona si specializza perché fra tutte le varietà è il meno amaro, quindi è preferito in insalata per quel discorso lì. Allora, noi qua siamo a Monzambano, praticamente alle porte di Monzambano. Sì. Qui fai radicchio, è un terreno perfetto per fare il radicchio. Sì, un terreno abbastanza con della ghiaia che drena, abbastanza sabbioso, quindi non ci sono problemi di ristagni d'acqua o altro e si appresta molto bene per la coltivazione del radicchio, ecco. Il tuo radicchio dove lo troviamo? Guarda, lo trovate sui mercatini a chilometri zero della zona e nel nostro spazio qui aziendale. Ecco, tu non fai solo radicchio, fai tante altre cose. Facciamo produzione di frutta e verdura, ovviamente di stagione, ecco. Adesso abbiamo anche la produzione di cavoli, delle verze, insalate, verdure da cuocere, quello che è il momento autunnale, il prodotto autunnale di adesso. Ecco, una domanda che faccio un po' a tutti. Cambiamenti climatici, si dice tanto. Anche tu hai avuto questo sentore, visto che te ci lavori proprio quotidianamente, col discorso anche di vedere tutte le variazioni che ci sono a livello climatico. Tu hai avuto delle sensazioni, sì, di cambiamento oppure no? Ma ti dirò, negli ultimi anni si è visto che le stagioni stanno cambiando. Come ti dicevo prima, il radicchio rosa Mantovano in questo periodo noi di solito lo raccoglievamo già, ma non fa freddo, cioè sembra quasi metà settembre più che metà novembre. E quindi non ha ancora fatto il colore, cioè di solito a fine ottobre, primi di novembre c'era già una brinatina, la faceva, sì, adesso negli ultimi anni no. E quindi si è tutto un po' più ristretto, sì, dopo diciamo. Ovviamente ci adeguiamo a quello che è il clima, ecco, non è che grossi danni ne abbia fatti, è solo questione di adeguarsi, ecco. Elia, gentilissimo, veramente col Diretti mi ha portato nel posto giusto, perché adesso col tuo radicchio andiamo in cucina a fare dei piatti eccezionali. Bene, ok? Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Bentornati in cucina finalmente con i nostri ospiti, grandi ritorni importanti qui nella cucina di Telemanto. Maria Grazia Maestri, ciao, bentornata. Certo, ciao, grazie. Oh, Giulio, grazie. Dopo mille. Dobbiamo parlare di mille cose, dobbiamo parlare anche, sì, diciamo, c'ha dei cuccioli. Sì, dopo sì, perché parlavo del tuo allevamento, okay, ha dei cuccioli di Rottweil, una meraviglia, ma ne parliamo dopo. Grazie. Poi, oh, parliamo anche di video, un bellissimo ritorno con un sorriso smagliante. Grazie. Allora, aspetta, tiro via perché sono un po' ceccato. Domenico Gandina, presidente della cantina dei Colli Morenici e cantina della Valpantena. Sì, in rappresentanza. Rappresentanza, ecco, Oh, quello ho detto giusto? Sì, giusto, giusto. Perfetto, perfetto. Siamo pronti, abbiamo pronti, visto il nostro radicchio e col, sì, nostro radicchio, sì, mia cara Maria Grazia, cosa facciamo? Oggi facciamo delle lasagnette radicchio e taleggio. Ci sono un po' di passaggi, è semplice, ma seguimi perché con tutti questi due o tre passaggini si possono rifare tranquillamente anche a casa. Allora, intanto raccontiamo un po' quello che succederà.
Sì, allora succede che dobbiamo cuocere il radicchio, sì, perché sarà il ripieno della nostra lasagnetta. Sì. Poi faremo una besciamella al, sì, taleggio, sì, e la pasta fresca, chiaramente, rigorosamente pasta fresca fatta in casa, farina e uova, che poi verrà cotta al momento e facciamo tutto fresco al momento. Quindi da una parte vedere radicchio fatto in un certo modo, dall'altra, sì, la besciamella con il taleggio, esatto, e poi, esatto, la lasagnetta fatta in così casa. Così il taleggio si sposa bene col radicchio. Penso che qua Domenico se... è un po' difficile fare l'abbinamento, volendo, perché è leggermente amaro, sì, il radicchio. Cosa ci mettiamo? Un bianco, un rosso, un bianco importante? Dipende dal secondo. Dipende di secondo cosa abbiamo? Cosa metteresti te di secondo? Ah, di secondo? Ah, apriamo modo perché... Dopo una lasagnetta. Dopo una lasagnetta con radicchio. Ci può stare un filettino di maiale. Bene, oppure? Un brasatino con la polenta. Come si fa? È la sua stagione. Allora ci facciamo l'abbinamento, okay, di o un bianco importante, oppure, dato che abbiamo un secondo di carne, ci mettiamo un rosato del Colle Mantovano. Un rosato. Rosato. Dopo qui vedo che c'è una bella famiglia, ma poi ne, sì, parliamo tra un attimo. Allora, mia cara, ecco, Maria Grazia, intanto stiamo già cominciando. Nella diga cosa ci metti? Certo. Semplice. Allora, qui abbiamo messo un goccino d'olio d'oliva, sì, un pochino di cipolla appena appena, e adesso lo facciamo brasare leggermente, senza aggiunta di niente, perché poi avrà già la ricchezza della besciamella, della pasta, quindi lo lasciamo in purezza proprio per far sentire il sapore del radicchio. Parlo un po' da eretico, però, sì, vedo spesso e volentieri che il radicchio saltato è proprio, sembra fatto apposta per, sì, essere, sì, 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 senti anche proprio il suo sapore, esatto, quindi va benissimo. Sì, ecco, sì, poi proprio... qui invece cosa facciamo? Dicevi, qui invece facciamo la besciamella. Come vedi la facciamo? Che... Allora, qui stiamo facendo sciogliere il solito burro per fare la roux. Un consiglio per la besciamella, per non sbagliare mai, stesse dosi, stesse quantità, burro, sì, ipotesi 20 grammi, 20 grammi di farina e 200 grammi di latte. Ascoltate. Con ripeti, queste dosi ripeti, non sbagliamo ripeti. Mai. 20 grammi di burro, 20 grammi di farina, 200 ml di latte. Ora pro nobis. Se, okay, cambiamo il numero diventa 30, 30, 300, 50, 50, 500. Ho capito. È una besciamella fantastica, si può rifare anche a casa senza nessun problema di errore. Quanto ci vuole poi come tempo? Pochissimo, pochissimo. Adesso il tempo che te l'accendo, sì, si addensa, aggiungiamo sempre il latte già intiepidito. E quindi in un attimo la besciamella è pronta, solo da salare, pepare ed è già pronta. Ok, dopo dicevi che fai la pasta. Vabbè, sì, la pasta fresca, una volta che adesso mettiamo queste due in cottura, incominciamo con la pasta fresca subito. Pasta fresca lo fai come? Cosa ci vuole per fare una lasagnetta? Ah, guarda, quindi, vediamo. Farina, qui io adesso in questo caso ti ho fatto due etti di farina con due uova e quindi... Sì. È la dose perfetta per 3-4 persone. Allora, io la scrivo, Sì, sì, sì. Certo, certo. Mentre tu fai, scrivi pure. Diciamo un po' lasagnetta, quindi. Esatto. Diciamo, intanto io, guarda, inizio subito. Lasagnetta al radicchio? Sì, lasagnetta, radicchio e taleggio. Radicchio e taleggio. Esatto. Adesso la scuola. Aspetta. Taleggio, con radice quadrata di 3, no, sembrava... No. Ok, dicevamo, per la pasta, dicevi, sì, bastano 3 uova? Sì, guarda, dipende da quante ne vuoi fare, anche qui la proporzione è un etto di farina, un uovo, 2 etti di farina, 2 uova, è sempre proporzionata. Qui la facciamo con un etto di farina e un uovo, vuol dire un paio di persone ci possono mangiare, poi dipende dalle bocche, chiaramente. Un paio di persone. Esatto. La cosa meravigliosa, mio caro Domenico, è che noi siamo stati dal suo agriturismo. Lo ripeto, ho detto prima, ci avete un allevamento di cani, sì, che è uno, sì, tra, sì, i migliori, sì, uno tra i migliori, un amico d'Italia. Sono tanti anni, sì, sono 40 anni che abbiamo questo allevamento, quindi è una razza ormai riconosciuta dall'ENCI, dall'FC. Lo spieghiamo, è a Correggio Micheli. A Correggio Micheli, no? Di Bagnolo, Bagnolo San Vito, esatto, dove Bagnolo abbiamo governo, ecco, l'agriturismo, sì, che è l'agriturismo dell'Ibisco, e l'allevamento che si chiama con lo stesso nome dell'agriturismo, allevamento dell'Ibisco. E entrambi.
entrambi. Un allevamento di cani meraviglioso. Sì. Di due razze, Rottweiler, hai studiato. E poi l'Akita americano. E l'Akita americano. L'Akita americano è sì. una razza molto, molto rara. Sì, non molto si vede. Rara, viene dall'America. Sono stupendi. Però sono un gran cane, una gran razza che è giusto che debba essere conosciuta anche qui in Italia perché è una razza molto adatta. Pensa che noi con questi cani facciamo le pet therapy nelle scuole. Ma infatti quindi... mi avevi raccontato una cosa, molto bello, perché mi ha raccontato anche delle storie bellissime. Quindi è di fondamentale importanza anche questa cosa perché è giusto che la gente capisca che non esiste il cane cattivo, siamo noi uomini se sbagliamo che creiamo animali che non vanno bene, ma tutti i cani sono tutti buoni se allevati bene. Ma guarda, mi ha raccontato anche che ad esempio c'è stato anche bambini che hanno difficoltà nel parlare, che grazie ai cani hanno cominciato a parlare. Bene, ma mi ha fatto effetto. Sono stati sbloccati con l'aiuto di un cane, infatti, quindi è importantissimo anche questo, esatto. Allora siamo in zona cottura, no? Se non sbaglio, sì, non li ho parte... ancora accesi perché si cuociono proprio in due secondi, quindi intanto che facciamo la pasta poi adesso accendiamo tutto, sì. Hai delle preferenze sul radicchio? No. No, 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 guarda, io uso tantissimo questo perché è quello che si presta bene, anche come gusto, come sapore, poi lo coltiviamo noi, quindi è il nostro radicchio che trovi anche a Mantova, come avete visto in tutte le nostre aziende, e io uso va benissimo questo per questi tipi di cucina. Ok, no, no. Domenico dopo parliamo di vino a 360 gradi, ma prima andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Ok. Bentornati in cucina, allora... Benissimo, guarda. Stiamo facendo un bel. Ti faccio vedere il radicchio, vedi che sta cuocendo pian pianino nella sua pentola. Siamo pronti, ti faccio vedere la besciamella. Ok, guarda, dentro. Il burro è sciolto, aggiungiamo la farina. Sì. Mescoliamo immediatamente, vedi questo che si forma è il classico roux, così si chiama. Sì. Aggiungiamo il latte, chiaramente tutto rigorosamente pesato come ti dicevo prima. Esatto. Aspettiamo che si addensi e la besciamella è pronta. Ho capito. Io mi sposto verso il vino. Certo. Perché, mio caro Domenico, tu dicevi che già sul piatto voi questo vorresti abbinarci, non so, un rosé. Sì. Ma a parte il rosé, vedo lì un rosé molto particolare. Sì. No? Sì. Anche perché entrerà a far parte in un progetto molto interessante con la Ramazzotti, se non sbaglio. Sì. Noi parliamo di vini dei Colli Morenici, no? Esatto. E spieghiamolo meglio, è questo allora, qua, questo qua sì, davanti questo qua, questo centrale. Questo qua è un vino che la Ramazzotti, la presentazione è stata fatta 3 giorni fa, la Ramazzotti lo abbinerà, ha fatto una promozione su scala mondiale, va bene, abbinando l'amaro Ramazzotti e il rosé della Ramazzotti, 30 cc più 100 centimetri cubici di questo, va bene, e quindi sarà un aperitivo... Va bene, che viene lanciato a livello mondiale. È stato scelto il vino proprio quello. Ma a dire la verità confine... è stato scelto il vino del Garda, tutta la zona del Garda nel quale ci siamo dentro anche noi. Io sono vicepresidente del consorzio Garda Doc, va bene, ho partecipato a questo evento facendo i complimenti ai dirigenti della Ramazzotti perché secondo me dovrebbe essere un aperitivo molto... molto gradito ai giovani. Anche perché oltre che andare a stabilire le storicità del nostro territorio, dei nostri vini, abbiamo lasciato e abbiamo anche cercato uno spazio verso i giovani, perché il vino, al di là della storicità, deve creare un'emozione. E questo è un'occasione per creare un'emozione. Anche perché immagino sia una bella scommessa per chi produce quel tipo di alcolici lì, insomma, arrivare a una mezza via. Quindi certo. La fusione col vino è interessante, sono esperimenti molto importanti. Sono esperimenti interessanti. Poi, siccome che l'amaro è amaro, va bene, metti un po' meno di amaro, un po' più di vino, io sono contento. Va bene, è totale. Quindi ricordatevi quando si andrà allo stadio a prendere oppure un po' di un piccolo così aperitivo, con Ramazzotti ci sarà un po'. Gardami, il nome proprio è il Gardami. Il Gardami. Che vuol dire Garda, ma anche guardami, insomma, è un po'. Si sono inventati questo nome. Non l'abbiamo inventato noi, l'ha inventato la Ramazzotti. L'altra famiglia, vediamo un po' cosa c'è dentro. Poi, allora, abbiamo questo rosé,
Il chiaretto che ti ho detto che lo apriamo dopo in abbinamento a quel... Quale noi ovviamente. Esatto. Si potrebbe abbinare nel caso si facesse il radicchio, ma non si facessero dei piatti così importanti, di secondo, si potrebbe abbinare un Garda Chardonnay, che è un riserva che abbiamo noi. Riserva che viene fatto con un Chardonnay di Colli, messo un po' in botte di legno. Vabbè, e questo qua è un riserva. Se si facessero dei piatti più importanti, abbiamo un Merlot riserva lavorato in botte di legno. Noi non lavoriamo barrique perché la barrique non la consideriamo, almeno anch'io personalmente non la considero adatta per i vini italiani. Sì. Sul senso che noi abbiamo, rispetto ai francesi, abbiamo 2 mesi in più di stagione, uno in primavera e uno in autunno, lascia che il vino maturi nella botte di legno e non abbiamo bisogno di dargli dei sapori di liquirizia che normalmente snaturano quello che è la tipicità del vino. Poi abbiamo il blender che è un riserva di Merlot, Cabernet, Corvina, ma quello sul quale puntiamo è il Merlot riserva, questo qua che è il Debbio, è un bel prodotto, interessante, anche come certo. Prezzo, non è... Ecco. Poi non abbiamo questo qua che è uno Chardonnay, qua lo vini un po' su tutti i primi piatti. Ecco, mi dicevi anche che fra un po' gli dovrebbero dare anche la denominazione, no? Sì, la denominazione dovrebbe essere su riserva, va bene, che è una denominazione, è in discussione a Roma, presso il Ministero, sì. E dovrebbe diventare una DOC con una sua tipologia, come pure una DOC con il suo nome, che sarebbe il Rubino Riserva, che è questa altra varietà, questa altra bottiglia, che questo altro vino che è fatto con un blend di 3 varietà. Si può dire che ormai si dice Colli Morenici, si tende un po' a riassumere il nome unico di un vino dell'Alto Mantovano. Sì. Anche se ci sono tante tipologie, sì, tante diverse cantine, sì, bravissime, di altissima qualità. Certamente, sì. C'è una tendenza oppure conviene ancora mantenere ognuno la sua identità di cantine? Faccio un esempio, se si va nel Franciacorto tutto unito, va al Policello tutto unito. Qua a Mantova conviene ancora stare... uniti, ma comunque ancora con tutte le sue identità. Abbiamo lavorato, dico abbiamo perché il consiglio della cantina era formato di più di una persona, abbiamo lavorato per molto tempo per cercare di fare consorzi di secondo grado per mantenere l'identità, ma la commercializzazione fatta un po' per tutti. Sì. La commercializzazione, perché una volta che impianti in piedi un commerciale è costoso. Allora ogni singola azienda si mette in piedi un proprio commerciale, diventa improponibile dato che i quantitativi di bottiglie sono quelli che sono. Ecco, non ce l'ho fatta. Quindi una mezza via fotografica. Allora per questo che noi siamo andati in collaborazione, in fusione con Cantina Valpantina, la cantina Colli Morenici è andata in fusione, le ultime firme le ho fatte l'altro ieri, perché loro hanno un commerciale fortissimo, perché quasi il 50% del loro prodotto è prodotto da commercializzazione e manca spazio. Noi abbiamo lo spazio e ci manca il commerciale. Due speriamo bene che funzioni. Speriamo, in bocca al lupo. Carissimo, guarda, Maria Grazia, allora. Faccio vedere, vedi la besciamella come è diventata. Bella densa, in un Mamma attimo. Ma che besciamella. Esatto. È uno spettacolo. A questa besciamella, che è già buona così, ho aggiunto sale e pepe, sì, aggiungiamo il taleggio, ah, il che taleggio, così con il calore si scioglie e diventa besciamella al taleggio. Il taleggio mi serve perché mi contrasta un momentino il sapore amarognolo del radicchio, quindi ecco perché stanno bene insieme. Vedi che nel frattempo il radicchio è già pronto, sì, è cotto come lo volevamo noi. Adesso, mentre si scioglie il taleggio, sì, intanto io avevo già preparato un po' di pasta tirata, sì, sottile, sì, a mattarello o con la macchina per la pasta, certo, chiaramente. Certo. Adesso con le luci qui si sta un pochino seccando. La buttiamo nell'acqua perché, sì, gli diamo una sbollentatina, sì, anche se poi andrà in forno, però la rendiamo già un momentino cotta, così forno facciamo quanto? Prima. In forno 15 minuti, 180 gradi, okay, e poi è pronta. Adesso vedi che la lasciamo sbollentare proprio un attimo perché si ammorbidisca, perché è talmente sottile che cuoce velocissimamente. Poi ti faccio vedere come facciamo con la pasta. Perché
Allora, tolta dall'acqua bollente, la mettiamo in acqua fredda, in modo che fermiamo subito la cottura e la rendiamo anche maneggevole per noi. Sì. Quindi vedi che la tiriamo via da qui e la mettiamo in acqua fredda. Sì. Acqua fredda, ho preso apposta questo telo, sì, perché la stendiamo così per due motivi. Allora, primo, perché vedi si è già raffreddata, sì, riusciamo a lavorarla. E secondo, perché il telo mi assorbe l'eccesso d'acqua, giusto, che ha la pasta. Non ho bisogno di acqua nella lasagnetta. Che bello. Vedi, in questa maniera. Adesso, mentre è qui, che io la posso... e di girare, la faccio assorbire, sì, inizio subito con la composizione del piatto. Ah, ho capito. Vedi, in questa maniera io ho tutti gli ingredienti pronti che mi servono, sì, quindi inizio chiaramente con l'ingrediente principale, che è il radicchio. Radicchio. Esatto, e ne vado a mettere radicchio, una bella dose abbondante. Poi, sopra il radicchio, possiamo usare lo stesso cucchiaio, tanto l'ingrediente è lo stesso. Sì. Mettiamo subito questa meravigliosa besciamella al taleggio. Sembra un toast. Alla mattina è come... Esatto. Bello. Che bello. Mettiamo il secondo strato. Sì. Possiamo fare tutti gli strati che vogliamo, chiaramente... Sì. Ecco, se nel mio caso bisogna stare attenti perché gli strati diventano forse troppi e diventerebbe un grattacielo. Diventerebbero troppo tanti, dici. Esatto, perché insomma qua... Più strati facciamo, chiaramente, e più saporito è il piatto. Niente, madre natura mi ha creato con... Vedi? Un appetito che ho, ragazzi. Vabbè, insomma. Poteva stare un po' dietro con i succhi gastrici, invece niente a fare. Lì abbondate, ho detto qua bisogna abbondare al Signore. Alla fine mettiamo sempre lo strato di besciamella, sì, perché è quello che me lo rende buono, con il taleggio. Lo decoriamo sopra con il radicchio che mi è rimasto. Sì. E poi lo dobbiamo mettere in forno per 15 minuti a 180 gradi, in modo che si fa la crosticina, viene tutto a gratinare. Se vogliamo addirittura renderlo ancora più piacevole, sopra richiamiamo il taleggio. Ho Adesso capito. Te lo metto in forno e poi te lo faccio vedere finito. Ok, facciamo... Tanto che per 15 minuti non ci sono, no, quindi facciamo, esatto, facciamo. Oh. E guarda. Allora, fermi tutti che intanto piatto. Andiamo sul vino. Allora, apro. Apriamo. Ecco, questo qua è il Chiaretto Colli Mantovani, che è fatto con Merlot, Cabernet e Rondinella. Attenzione. Eccolo qua. Boccettino, io te l'assaggio volentieri. Ecco. Buono. Buono. È suo. Ci siamo? È suo. Vabbè. Stupendo, è buono. Vabbè. Buono, buono. Ecco. Maria Grazia, grazie tantissimo. Grazie. Io ti aspetto sempre qua, eh. Abbraccio, certo, aperte. Molto volentieri. Domenico. Grazie infinite. Preciso, puntuale, simpatico, veramente meglio di così. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Arrivederci.